Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito. Io oggi sono qui con questa particolarissima Audi Q3 Sportback, dopo ve la faccio vedere nel dettaglio. Guardate che bella, il colore molto molto interessante. Questa monta 2000 TDI 150 cavalli S-Tronic. Ora, noi questo motore lo conosciamo molto bene, cioè dai tempi dell'Audi A3 8V. Negli anni ha subito diversi upgrade tecnici e meccanici, quindi non è un'ultimissima versione, però è una delle più recenti, questa qua che stiamo per vedere. Oggi andiamo a fare la mappa stage 1, quindi lancio originale e si comincia con il tuning. Ok, bene, allora, originale andata direi decisamente bene, 147 cavalli, 340 Nm, quindi un pochino sotto le soglie, ma ci siamo, va benissimo. Ora fermo tutto, smonto la centralina, faccio un backup completo, faccio la mappa, la riscrivo e la testiamo. Va bene, ci sono, ecco la centralina sua originale, sono pronto per fare il backup. Questo qui è un lavoro che si fa anche volendo OBD, però facendo il backup sono più sicuro e mi tengo alla lontana eventuali rogne e problematiche. Come vedete il backup è in corso, piuttosto lento anche, non mi resta che attendere. Questa inquadratura mi piace veramente tanto, perché la macchina è lì, ma il suo cervello è qui, ce l'ho io in mano. Allora, ho scritto la mappa, sono pronto a provarla. Vedete, fortunatamente la centralina qui è piazzata veramente comoda, basta sfilarla e praticamente sono pronto a lavorare. Se non fosse per questo repellente per animali che mi sta letteralmente sfondando i timpani, non ce la faccio più, ragazzi. Allora, vediamo il modificato. Bene, vediamo com'è andata con la mia mappa stage 1. Allora, ecco il grafico, perfetto, linea verde. Abbiamo 30 cavalli in più, 177 e 60 Nm tondi, praticamente tondi. Quello che è cambiato di più è sicuramente l'erogazione. Vedete qua in basso l'erogazione della coppia, come era un po', diciamo, irregolare e molto fiacca. Adesso riempie bene fin da subito e anche l'erogazione è bella lineare fino in fondo. Sono molto contento, va veramente bene. Queste qui purtroppo non danno più i risultati che davano le prime col 150 cavalli, che facevano anche 185 190 cavalli in stage 1. Queste nuove elettroniche DC17 C74 sono un po' più blindate, un pochino più limitate, però il risultato è molto buono, si sentirà sicuramente. Devo dire, carina la Q3 Sportback, diretta competitor dell'X4, infatti hanno il tetto spiovente così, però dal vivo merita, molto bella. Sono contento del risultato prestazionale, ha preso bei numeri e belle curve di potenza. Mi piace molto l'erogazione che vi ho fatto vedere ai bassi, ma anche agli alti è migliorata parecchio. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come al solito qua in alto. Noi ci vediamo con il prossimo video. Mi raccomando, mettete like, Power Kinship Tuning, inviate i post agli amici, salvateli e tutto quanto, così che Instagram capisca che i video sono buoni e più persone dovrebbero vederli. E penso che siamo tutti d'accordo, no? Se no non saremmo qui. Ragazzi, un saluto, buona serata.